Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento secondo me molto molto interessante che sicuramente vi offrirà tantissimi spunti di riflessione. Giovedì gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti, ha deciso di redarguire l'umanità intera su quelli che sono i progetti della Cina. Hanno accusato la Cina di una cosa gravissima e mi verrebbe da dire da che pulpito, visto che, come andremo a vedere poi successivamente nel video, parleremo diciamo di aziende, di tecnologia, perché gli Stati Uniti, brevemente vi dico, hanno accusato la Cina di utilizzare il progresso tecnologico e l'innovazione in campo medico per controllare il cervello umano. E hanno addirittura vietato l'interazione tra alcune aziende americane con queste aziende cinesi. E mi viene da dire da che pulpito, visto che hanno scoperto da documenti che lo stesso figlio di Joe Biden, Hunter Biden, è implicato dal punto di vista del legame finanziario proprio con una di queste società, la McAfee Technology. Ma andiamo per gradi. Quindi gli Stati Uniti hanno lanciato l'allarme e hanno detto, in parole povere, attenzione perché la Cina vuole controllare il cervello umano. E tutto questo farebbe, secondo loro, parte di una specie di iniziativa, con finalità militari volta a controllare il cervello umano. E mi verrebbe da dire, ovviamente, da che pulpito, anche perché comunque vi ho detto più volte, guardate il film Manchurian Candidate, lì ragazzi capirete tante cose, anche quello che probabilmente viene fatto a, voglio dire, ai presidenti degli Stati Uniti. Molto spesso voi siete i primi a dirmi, Sara, ma hai visto quel politico? È irriconoscibile, sembra un clone peggiorato, no, di se stesso. Ragazzi, lì non si tratta di versioni peggiori o migliori, lì si tratta di un vero e proprio lavaggio del cervello che queste persone, a cui queste persone vengono sottoposte. E proprio gli Stati Uniti, proprio negli Stati Uniti sono nati forse i progetti di manipolazione mentale ormai più famosi di cui se ne parla veramente ormai in lungo e in largo, ma soprattutto in tutte le salse. In tutte le salse, ragazzi, io vi ho anche raccontato quello che è accaduto a Stuart Swerdlow e potrei anche riprendere quella storia perché molte persone mi stanno chiedendo proprio questo, di riprendere magari alcune cose di cui ho parlato ormai anni fa e lo farò, lo farò. Però questo per dirvi, sono loro i primi a manipolare, a fare tutti questi esperimenti sulla mente, la compartimentalizzazione del cervello, sono loro i primi, però poi fanno la morale agli altri o magari si mettono lì sempre in prima linea come salvatori del mondo a redarguire gli altri su quelle che sono le intenzioni della Cina quando magari le loro intenzioni sono uguali. Ormai sappiamo che queste divisioni apparenti sono soltanto appunto apparenti, poi magari nel dietro le quinte loro operano tutti quanti per lo stesso fine ultimo. Quindi che cosa è successo? Vi leggo proprio come la notizia è stata riportata. Secondo il governo degli Stati Uniti, l'Accademia delle Scienze Mediche e Militari della Cina Comunista sta aiutando l'esercito cinese a sviluppare armi per il controllo del cervello. Questa è un'accusa molto, molto grave. Però, ripeto, anche gli Stati Uniti sono implicati in tutto questo, quindi non andassero tanto a buttare veleno sugli altri. Anche perché pure quando si parla di questo male, gli Stati Uniti sono stati i primi a dire abbiamo trovato dei documenti che provano che appunto la Cina abbia fatto questo di proposito come una specie di arma biologica, quando poi alla fine sono anche emersi documenti che vedono proprio la collaborazione tra molti personaggi che noi benissimo conosciamo come Bill Gates, proprio con questo laboratorio da cui tutto questo è cominciato e appunto ha cominciato a diffondersi. E tante persone hanno cercato di dirlo, persone che guarda caso un giorno, come se niente fosse, hanno deciso di levarsi la vita. E noi ci crediamo tutti, certo. Allora, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti giovedì ha praticamente inserito questa accademia di ricerca, quindi questa accademia di ricerca cinese più altre aziende o comunque no, coloro che si occupano del progresso tecnologico in una lista
in una lista che vieta alle aziende americane di esportare la loro tecnologia. Quindi hanno vietato questa interazione tra aziende americane e questi qui in Cina. Secondo quello che è stato riferito, questi istituti in Cina utilizzano processi biotecnologici per andare a supportare il fine militare e per includere armi per il controllo del cervello. Tra l'altro, lo stesso Elon Musk con la sua Neuralink, veramente vogliamo credere che il suo scopo sia soltanto quello di migliorare i processi neurologici? Ma io non ci credo per niente. Sarò fatta male io, sarò negativa io, sarà che metto in dubbio tutto quello che proviene da questo sistema, però ho le mie ragioni per farlo, visto che non ne va una bene. Di tutto quello che fanno loro non ne va una bene, e soprattutto di tutto quello che propongono loro sappiamo anche che c'è il fine ultimo poi. Che, guarda caso, non vanno mai a svelare all'umanità. Mai. Quindi, parlano proprio loro che hanno questi personaggi qui in America che, devo dire, non stanno facendo proprio. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, questi istituti utilizzano processi biotecnologici per andare a supportare il fine militare, per includere quindi la manipolazione e il controllo conseguente del cervello. Il segretario al commercio Gina Raimondo ha dichiarato queste parole. Ascoltate un po'. La ricerca scientifica della biotecnologia e dell'innovazione medica può salvare vite umane. Io l'ho sempre detto, la tecnologia non va intesa proprio, ok, tecnologia, negatività. No, è l'uso della tecnologia che determina poi, no, il negativo o il positivo. E purtroppo in questa matrice la tecnologia, se voi ci pensate, viene soprattutto utilizzata in senso negativo. Basti pensare a quello che hanno combinato alla popolazione mondiale con gli stessi telefonini, assuefazione, dipendenza della serie che, e non sto scherzando, ad oggi se si perde un cellulare si va in totale crisi di panico, come se avessimo perso veramente una persona importante, invece un cellulare. È un cellulare, è semplicemente un pezzo di tecnologia che reggiamo tra le mani, però che è diventato ovviamente indispensabile ormai nella vita di tutti quanti, purtroppo. Quindi la ricerca scientifica della biotecnologia e dell'innovazione medica può salvare vite umane. Sfortunatamente, però, ha aggiunto lei, la Repubblica Popolare Cinese sta scegliendo di utilizzare questa tecnologia per ottenere il controllo sulla gente e la repressione delle minoranze etniche e religiose. E qui si parla soprattutto dei musulmani. A quanto pare loro starebbero facendo questo per debellare queste minoranze etniche. E ancora una volta mi viene da aggiungere proprio in modo spontaneo, scusatemi ragazzi, ma da che pulpito? Da che pulpito? Proprio gli Stati Uniti? Proprio gli Stati Uniti fanno queste accuse? Mamma mia, mamma mia, e qui veramente se ne stanno sentendo delle belle. Secondo quanto riferito da un alto funzionario degli Stati Uniti, la Cina si sta occupando di editing, cioè, ascoltate ragazzi, di editing genetico e del miglioramento delle prestazioni umane e interfaccia cervello-macchina. Ed è stato scoperto che proprio il figlio di Joe Biden, visto che gli Stati Uniti mettono questi divieti, stanno lì a redarguire l'umanità su quelle che sono le intenzioni della Cina, quando poi alla fine queste sono le stesse intenzioni degli Stati Uniti, è stato scoperto attraverso documentazioni che lo stesso figlio di Biden, di Joe Biden, il presidente Hunter Biden, sta invischiato proprio dal punto di vista di legami finanziari proprio con una di queste aziende, la McAfee Technology, che si occupa proprio di questo nell'ambito tecnologico. Quindi di che cosa stiamo parlando? Di fare sempre queste finte morali agli altri e poi non guardare in casa propria? Insomma, qua sta scoppiando un po' il caos. Ma gli Stati Uniti, del resto, lo sappiamo, ragazzi, che io vi devo dire, gli Stati Uniti, dal punto di vista proprio della vita, hanno da offrire molto, molto. E questo lo posso dire, però dal punto di vista generale, gli Stati Uniti, che anche nello scenario storico si sono posti sempre in modo tipo, ah sì, noi i salvatori, noi quello, noi quell'altro, insomma, loro sono ovunque, ma se sono ovunque un motivo c'è e non è di certo positivo come la storia ci insegna. Però
Per cui queste accuse che loro hanno mosso nei confronti della Cina possono anche essere vere. Probabilmente è vero che la Cina sta appunto andando comunque a fare, no, schifoserie in questo campo, però gli Stati Uniti non sono da meno. Negli Stati Uniti, ragazzi, basti pensare questo, sono nati forse i centri di controllo mentale più importanti che ad oggi sono conosciuti come Monarch, MKUltra, insomma, e tanti tanti altri. E ripeto, vi basta guardare il film Manchurian Candidate per capire quello che probabilmente viene fatto ai presidenti degli Stati Uniti prima di metterli in carica, o ai vice presidenti, o comunque a quelli che nella politica ricoprono un'alta carica. Vi basta guardare quel film, secondo me quel film proprio mostra la realtà. Ecco perché molto spesso i politici non ci sembrano più quelli di prima, non ci sembrano persone vuote, come se fo si fossero svuotate della propria anima, sembrano semplicemente dei corpi che parlano, che agiscono, che fanno, però nei loro occhi non c'è più quell'espressività che c'è negli occhi di chi ha ancora un animo, di chi non ha ancora perso la propria spiritualità. Quindi io dico da che pulpito, però questa notizia sta facendo veramente impazzire, almeno qui, tantissime persone. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di queste accuse mosse dagli Stati Uniti nei confronti della Cina, se sono basate su della verità oppure diffidate da tutto questo. Insomma, a voi adesso insomma, scrivermi il vostro parere. Io sarò molto molto contenta di leggere i vostri commenti. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento alla prossima.